www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Coach Factor. Io sono Ciro e insieme a François Salvagni ogni settimana intervistiamo un allenatore per farci raccontare come lavora, come costruisce gli allenamenti, come vede la pallavolo di oggi e quella di domani, in modo che anche tu possa prendere spunto o rubare un'idea o scoprire una strategia per andare in palestra con qualcosa in più, per provare, testare e migliorare. Insieme ascoltiamo i migliori per diventare migliori. In questo episodio dedicato alla pallavolo giovanile, il nostro ospite è Pasquale Daniello, tecnico federale dell'area sud, nonché selezionatore e commissario tecnico della nazionale femminile Under 16, con la quale ha vinto il campionato europeo del 2017 in Bulgaria e che guiderà anche i prossimi europei in programma a luglio in Italia e Croazia. Pasquale Daniello ha fatto della pallavolo giovanile una vera e propria missione, come ama definirla lui. Partendo dalla sua amata Campania, le tappe principali sono state Aversa, Napoli e Caserta. Nel 2011 gli è stata affidata la prima nazionale giovanile, con la quale ha vinto l'otto nazioni di Valladolid. Da lì in poi il suo nome è stato sempre legato ai colori azzurri. Come dirà Pasquale nel corso dell'intervista, una delle emozioni più forti legate al ruolo da lui ricoperto è il pensiero che molte atlete la prima maglia azzurra della loro vita la indossano proprio con le sue selezioni. Diamo il benvenuto a Pasquale. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Buongiorno Pasquale, benvenuto a Coach Factor. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli amici coach che si ascoltano. Ecco, per rompere il ghiaccio, la prima domanda che ti faccio è descrivici la pallavolo di Pasquale Daniello in tre parole. Guarda, io da sempre ho una mia idea, una mia famiglia di filosofia, anche se non vorrei abusare di questa parola. Io dico che la pallavolo, l'ho sempre pensato, sia uno sport semplice e i coach bravi sono quelli che riescono a semplificarla, non a complicarla. Questo, diciamo, un po' è la mia idea, la mia filosofia. Chi mi conosce da più anni sa che è sempre stata questa la mia idea. E che cosa intendo? Io intendo, so che il gioco è quello che è, però diciamo molto spesso, soprattutto a livello giovanile, siamo portati noi allenatori a riportare dentro il giovanile dei modelli che non sono strumentali al giovanile, per cui il fatto di vedere tante partite in televisione, di vedere dei modelli magari non attuabili nel giovanile, spesso ci fanno complicare le situazioni, sia in termini di crescita degli individui, degli atleti, ma anche in termini di sviluppo tattico dei giovani stessi, e quindi questa cosa poi rende la strada molto tortuosa. Invece io dico che bisogna avere un approccio molto semplice alla pallavolo e far sì che questo approccio semplice, chiaramente graduandolo al discorso che poi c'è un'evoluzione fisica, tecnica e tattica, debba rimanere comunque sempre con questo approccio, fammi dire, semplice. Quindi ripeto, secondo me, se un allenatore sa semplificare quelli che sono i concetti della pallavolo, solitamente qualche risultato lo ottiene. Molto bene, una domanda che faccio a tutti gli allenatori del giovanile che sono stati ospiti di Coach Factor, è la domanda da $1 milione. Esiste e ha senso fare una distinzione tra la pallavolo maschile o femminile? La pallavolo invece è una sola? Qual è la tua idea? Ma guarda, io ho un ricordo del maschile molto lontano. Io ho iniziato ad allenare maschile a fine anni 80. Io sono stato un giocatore di bassissimo livello, soprattutto io ho contratto la poliomielite quando sono nato nel 64, per cui ho avuto sempre difficoltà, diciamo, da questo punto di vista, però questo non mi ha impedito oggi a 54 anni di giocare a tennis almeno una volta a settimana, quindi pensa un po', e dall'altra quella di giocare a pallavolo fino alla prima divisione della provincia di Caserta, dove io sono nato. Io sono di Aversa, sono originario di Aversa. E quindi questo per dirti cosa? Per dirti che a un certo punto misi di giocare, perché mi rendevo conto che insomma oltre non andavo, intorno ai 26-27 anni decisi di avviare questo processo, diciamo, esclusivo, perché avevo iniziato già a fare allenatore un po' prima con dei ragazzi, e quindi la prima esperienza è stata quella di avere a che fare con dei ragazzi molto giovani. La prima, proprio prima è stata, diciamo, portare in porto un campionato con una squadra di gente ultra trentenne che si divertiva, erano ex giocatori che si divertivano, mi avevano affidato questo compito, probabilmente perché ero il più scarso
scarsino, sai, per togliermi un po' anche dalle scatole, mi fecero fare l'allenatore, però videro lungo, perché poi insomma quella è stata la più grande passione che ho portato avanti per il resto della mia vita. E devo dirti che in quel periodo la mia idea si cominciò a formarsi, perché io avevo a disposizione questo gruppo di ultra trentenni già oramai espertissimi, scafatissimi, sai, degli abili mestieranti della pallavolo, e poi mi sono ritrovato da quest'altra parte piano piano a evolvere la mia idea di avere a disposizione un gruppo di giovani che potesse fare, diciamo, un percorso. E quindi cominciai con un gruppetto di under 14, avevo iniziato, che poi diventò under 16, e che poi nel approssimarsi dell'under 18, quindi diciamo nel primo anno dell'under 18, addirittura riuscimmo a portarli dalla prima divisione alla Serie D. Parliamo di moltissimi anni fa, però diciamo quell'approccio al giovanile poi mi è rimasto anche per il femminile. Anzi, ti dirò di più, molti allenatori dicono: io porto le idee del maschile nel femminile. Io il femminile lo seguivo, diciamo, semplicemente così, come appassionato, come tifoso, però non avevo mai avuto l'idea di allenare. Devo dirti che invece il primo approccio è stato quello di provare a lavorare con i ragazzi, con le ragazze, quando poi sono passato nel femminile, con quello che avevo maturato nel maschile. E ti dico che ho trovato grandissimo giovamento. Mi rendo conto che se parliamo di giovanile, però qui ti ripeto, di maschile parlo così un po' per sentito dire e per miei ricordi che oramai hanno più di 30 anni. Io credo che l'approccio iniziale sia lo stesso, perché poi in fondo, tolte tutte le specificità e le differenze dei due settori, io credo che la base di partenza sia la pallavolo, e quindi in quanto tale si parte da una pallavolo che poi chiaramente ha delle diramazioni differenti, laddove poi diventa il processo di crescita individuale del maschio piuttosto della femmina, il processo di crescita tecnica e quindi sviluppo del gioco nel maschile piuttosto che nel femminile, per arrivare, diciamo, poi fino all'alto livello. Io credo che sia la stessa pallavolo, che poi prenda strade diverse, perché sono proprio le due caratterizzazioni antropometriche che prendono strade diverse, non è paragonabile. Al di là di quello che voglio dire, sembra una cosa semplicissima, ma non è paragonabile l'approccio sportivo di un maschio con quello di una femmina, sono cose completamente diverse, e quindi tutte le differenze che tutti conoscono poi vengono fuori e fanno in modo che la pallavolo diventi diciamo diversa per il settore maschile e per il settore femminile. Però secondo me l'approccio iniziale di un coach, oltre che il discorso, diciamo, della fase giovanile, per me è di una pallavolo che inizia e nello stesso modo sia per i maschili che per il femminile. Ecco, faccio una piccola considerazione conclusiva sul tuo intervento. È vero che si sente spesso dire a un allenatore: voglio portare delle idee, delle metodologie del maschile nel femminile. È molto più raro, o meglio, è quasi impossibile sentire un allenatore maschile che dice: voglio portare questa cosa del femminile, no? C'è sì, quasi una direzione. Posso interromperti un attimo? Certo. Sai che io ho sempre avuto una grandissima curiosità. Non so se avrò possibilità di allenare mai più al maschile, perché adesso, diciamo, al di là del fatto di avere la fortuna, insomma, di allenare una nazionale giovanile, ho una figlia che ha 17 mesi e che probabilmente mi terrà legato alla pallavolo femminile vita natural durante, probabilmente, se sceglierà appunto di giocare a pallavolo. Però io una curiosità ce l'ho sempre avuta, e ne ho parlato diverse volte con allenatori sempre del giovanile maschile. Io mi chiedevo, per esempio, con la fisicità che esprimono i maschi, come mai non si riesce a sviluppare il discorso, per esempio, dell'attacco in fama? È una curiosità. Adesso magari ci saranno mille allenatori del maschile che potranno dire: sì, però il maschile, la fisicità, l'attacco da seconda linea, la credibilità. Non so, io per la verità ritengo che questa cosa, ecco, se io un domani dovessi allenare al maschile, porterei la mia esperienza dell'insegnamento della FAB al femminile, la riporterei nel maschile giovanile per vedere l'effetto che fa, cioè per vedere se questa cosa effettivamente non produce o magari possa diventare produttiva. Quindi questo, ecco, ti interrompo per dire questa cosa, che porterei questa cosa del femminile nel maschile, chiaramente a titolo sperimentale, per capire se può funzionare. No, ma hai risposto già alla mia domanda successiva, perché appunto io volevo chiederti secondo te cosa si può portare. Quindi non mi hai interrotto, ma mi hai anzi preceduto e hai risposto dando uno spunto sul quale io mi interrogo da anni.
ma forse come te, per pudore, cerco sempre di non, di non dirlo ad alta voce, perché sembra un'eresia. Invece, guarda, io ricordo moltissimi anni fa, non ti saprei dire i nomi dei giocatori perché sarebbe... centrale brasiliano, mi ricordo che lo faceva. Ma guarda, c'era un centrale brasiliano. Io mi ricordo invece di una World League giocata, di una tappa di World League giocata a Benevento, nel Palasagno allora, e mi ricordo Italia-Portogallo. Stiamo forse parlando, non so se era Montali l'allenatore, però comunque vabbè, insomma più o meno in quegli anni, e ti assicuro che c'era un centrale portoghese filiforme, con delle dosi di salto abbastanza pronunciate, che giocava a sta fast, e ecco, questo centrale faceva parecchi danni, no? Sicuramente per la nazionale portoghese non ti viene in mente nessun giocatore portoghese, no, importante nella storia, quindi il livello tecnico di quel paese non è mai stato, non sarà, non lo so, non è, perché magari la pallavolo non ha questo interesse che invece riscuote da noi. Però ecco, mi ricordo questa cosa, questa scena, hai capito, mi ha, come dire, aumentato ancora di più la curiosità di un giorno poter provare a fare questo tentativo e magari, perché no, vedere l'effetto che fa, dicevo, cioè sperimentare e vedere se anche al maschile questa cosa possa avere un senso. Certo, molto bene. Ti faccio adesso una domanda legata proprio al tuo ruolo istituzionale, no? Nel senso che, dico, almeno per quello che riguarda me, che sono un allenatore giovanile, il tuo è il ruolo più ambito, no? Quello di allenatore di una nazionale giovanile. Penso che tu sia tra gli allenatori giovanili più invidiati d'Italia. Quindi, tra le cose, Ciro, possiamo dire che abbiamo giocato domenica scorsa, a quest'ora stavamo giocando contro, sì. Possiamo dire, no. Ti ringrazio, avrei preferito che non lo dicessi, perché io ero lì per caso, per cui... Ma per carità, ma sicuro, è stato comunque bello, un piacere, insomma, confrontarti, che poi quelle occasioni come quel torneo, insomma, ti ringrazio, vedere un po' la salute della pallavolo italiana. Ti ringrazio, è stata per noi un'esperienza incredibile giocare contro la nazionale, certo. Appunto, in senso affettuoso, come ti dicevo, sei uno degli allenatori più invidiati d'Italia. Ti chiedo qual è il percorso, il processo formativo che deve fare un allenatore giovanile per arrivare a un livello di questo tipo, a un ruolo, a un incarico di questo tipo? Sì, no, al di là... Io dovrei un po' raccontare la storia della mia vita. No, guarda, io ti dico una cosa, io lo dico sempre. Sì. Allora, senza volersi, come dire, piangersi addosso, senza voler fare le solite discriminazioni, possibilità al nord, possibilità al sud e quant'altro. Allora, io ritengo di essere un privilegiato perché intanto sono sulla panchina, come dici tu, molto importante per la pallavolo italiana, ed è in effetti la prima nazionale, la prima volta che una ragazza italiana mette la maglia nazionale, molto spesso succede con la nostra nazionale, quella under 16. Ti dicevo del privilegio, ma ti dicevo anche di aver avuto una carriera fortunata. Allora, io ho iniziato, ti dicevo, con questo gruppo maschile ad Aversa, poi mi ha appassionato talmente tanto il discorso giovanile che poi ho cominciato con un gruppo di under 14 nella società femminile di Aversa, quindi passai poi dal maschile al femminile, e quel gruppetto praticamente, allenavo quel gruppo e una serie C. Anzi, una serie D all'inizio. E insomma, praticamente col tempo ho fatto in modo che il discorso della teoria dei vasi comunicanti, no? Che quelle che giocavano di qua prima o poi potessero giocare anche di là, insomma, mi sono ritrovato negli anni ad arrivare fino a praticamente alla B1, con questo gruppo che poi, vabbè, chiaramente era cresciuto e bla bla bla. Ora però, quando ero arrivato oramai praticamente probabilmente all'apice nella mia città, perché insomma all'epoca sia per strutture sia per possibilità non c'era la chance di poter fare altro, e di questo colpo di fortuna, questo primo colpo di fortuna, che fu praticamente la chiamata dell'allora centro-est, che era appena neopromosso in A1, e il direttore tecnico era Simonetta Valle, che era una mia carissima amica peraltro, certo. E fui chiamato lì e ho lavorato per anni, pensa, con Simonetta Valle, con Ettore Marcovecchio, e insomma adesso è un po', diciamo, un riferimento italiano per il beach volley, e poi è venuto dopo qualche anno Guido Vermeulen, che era un olandese che comunque veniva dalla scuola di Selinger, e quindi io in quel periodo, l'ho detto proprio ieri a un corso allenatori a Napoli, che io ho avuto la fortuna di passare da Aversa, e quindi diciamo in un territorio
sì, con mille tradizioni, però comunque limitato dal punto di vista, diciamo, delle prospettive, e sono andato lì dove c'era comunque